persone che sono presenti. Oggi inauguriamo la seconda edizione del Master MAPAC e lo facciamo secondo una modalità accademica consueta, cioè quella della Lectio Magistralis, affidata ad una persona che può costituire senz'altro un paradigma culturale per questa esperienza formativa e non solo. La dottoressa Barbara Iatta non ha bisogno della mia presentazione, non ha bisogno di presentazione. E la ringrazio per aver accettato questo invito. Io ho già detto, ma lo ripeto, che nella mia percezione della vita accademica, del sapere accademico, sono convinto dell'idea che le università sono dei laboratori, ma sono dei laboratori aperti. Il sapere non è racchiuso, custodito e concluso all'interno di una cerchia di sacerdoti, di professori universitari, che sono fondamentali, certo, ma le università devono aprirsi alla straordinaria esperienza culturale esterna e cercare occasioni di confronto dall'esterno e anche al suo interno deve favorire occasione di dialogo tra i saperi. La caratteristica fondamentale di questo master, e se volete anche la maggiore difficoltà, è proprio rappresentata dalla necessità di trovare una sintesi tra tre saperi, apparentemente lontani tra loro, quello storico-artistico, quello gestionale, quello giuridico. È la seconda edizione, la prima è andata molto bene, oggi distribuiremo anche i diplomi conseguiti dagli studenti della prima edizione. Devo ringraziare ovviamente il Comune di Siena, devo ringraziare Opera, devo ringraziare il dottor Giovanni Liberati che con grande passione svolge una funzione di coordinamento indispensabile. Prego il professor Prati, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Siena, di prendere la parola. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Per me è un piacere oggi essere qua. Ripensavo prima di iniziare questo evento, ripensavo a quando lo scorso anno questo master fu pianificato, programmato, pensato e poi realizzato, e la grande soddisfazione che provammo nel vedere portato a compimento un lavoro di programmazione che si basava su un progetto molto sfidante. Nella sostanza, il progetto è quello di far coincidere alcune competenze di aree disciplinari apparentemente anche diverse, contenute presenti nel nostro Ateneo, per realizzare un progetto formativo innovativo. Non vi sfugge ovviamente che queste aree disciplinari sono l'area delle scienze giuridiche, della giurisprudenza, l'area delle scienze aziendali e della gestione aziendale e infine la grande area dei beni culturali e della storia dell'arte. Con questo master infatti noi abbiamo pensato di poter far dialogare queste discipline diverse per mettere a disposizione di tutti gli studenti, così li chiamo, anche se molti di loro magari sono già professionisti affermati o in via di affermazione, mettere a disposizione degli studenti un prodotto formativo che possa aggiungere alla loro qualificazione personale e professionale elementi utili per contribuire alla valorizzazione coscienziosa, passatemi questo termine, del nostro straordinario patrimonio culturale, dove nostro ovviamente sta per il patrimonio culturale del nostro paese, ma un pochino sta anche per il patrimonio culturale della nostra città, che da questo punto di vista certamente poco ha da invidiare a tante altre città d'arte del nostro paese. E quindi siamo orgogliosi che questa iniziativa sia partita qui a Siena, siamo orgogliosi che questa idea sia venuta
in mente qui a noi a Siena, e mi fa particolarmente piacere ringraziare i due dipartimenti principalmente coinvolti in questa iniziativa, che sono il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, saluto il professor Cortese che lo dirige, e il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, e saluto qui il professor Moscarelli che lo dirigeva. Così come mi fa piacere ricordare il professor Di Pietra, che ha diretto il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici fino a pochi mesi fa e che quindi è stato uno degli ispiratori di questo progetto, e saluto anche a distanza, perché trattenuto a casa da vicende a cui piuttosto purtroppo siamo abituati ormai da un paio di anni, il professore Enrico Zanini, che credo ci stia ascoltando in streaming. Ci tengo anche a ringraziare particolarmente quei soggetti che con noi hanno inteso condividere questa nostra iniziativa, e in particolar modo il Comune di Siena ed Opera Laboratori, con i quali è partita questa grande collaborazione che ci ha consentito lo scorso anno di realizzare la prima edizione del Master, con piena soddisfazione da parte di tutti, e spero veramente di vedere il sorriso nei volti degli studenti che riceveranno il diploma tra qualche minuto, e che ci ha consentito di alimentare il nostro entusiasmo per partire con una nuova iniziativa quest'anno. Un'iniziativa che noi, come ormai di consuetudine, anche se siamo giunti alla seconda edizione, facciamo partire con il botto, e cioè con una lectio magistralis da parte della dottoressa Barbara Iatta, una figura che non sta a me presentare, perché probabilmente non ne sarei capace, ma che certamente arricchirà con la sua competenza, con la sua esperienza, arricchirà questo master, e probabilmente riuscirà a far capire appunto ai nostri studenti che tipo di mondo li aspetta là fuori, e come effettivamente, io penso, anche il grande sforzo di valorizzazione e conoscenza del patrimonio dei beni culturali italiani si possa evolvere in maniera innovativa nel corso dei prossimi anni. Io la ringrazio veramente di cuore per aver accettato il nostro invito, mi sento di condividere con lei almeno un aspetto, cioè la straordinaria vista che noi abbiamo dalle finestre dei nostri uffici. La sua ce la fa vedere questa immagine, la mia ha davanti la Torre del Mangia, e vi assicuro che è veramente un piacere, come penso sia un piacere per la dottoressa Iatta la mattina entrare in ufficio ed aprire la finestra con queste straordinarie vedute. Ciò detto, io chiedo la disponibilità al signor Sindaco di Siena, l'Avvocato Luigi De Mossi, di porgere ai nostri studenti e a questo master il suo indirizzo di saluto. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio il magnifico rettore, ringrazio la professoressa Iatta e tutti gli illustri accademici che sono stati vie più citati dal rettore poc'anzi per questa iniziativa. Noi abbiamo voluto fortemente questa iniziativa perché questa città, come sapete e come evidente anche dall'azione amministrativa, si deve declinare anche su altri settori che fino ad oggi sono sempre stati molto importanti, ma che oggi acquistano sempre di più un valore sociale, culturale e, mi sia consentito, anche economico per una città come la nostra. Non che prima ci fosse stata una trascuratezza, ma con i noti fatti, che è inutile che io elenchi, credo che la cultura sia uno dei due capisaldi, dei tre capisaldi, insieme
alle scienze della vita, su cui stiamo costruendo una struttura che deve avere un carattere necessariamente, una filiera necessariamente che parta dall'industria per arrivare fino ai più alti scienziati, come abbiamo avuto la fortuna di avere in questa città. E credo che la cultura sia un elemento fondamentale. Ecco perché questo master è stato subito sostenuto dal Comune di Siena. E l'altro aspetto, a dimostrazione che noi crediamo fortemente in questo tipo di iniziative, è la costituzione, che attendevamo da oltre 20 anni, della Fondazione del Santa Maria della Scala, che ha fatto questa amministrazione senza alcun merito, ma solo portando in fondo quello che era necessario fare. Abbiamo qui anche uno del vicepresidente della Fondazione, che è un brillantissimo studioso, Liberati Buccianti, e che ha voluto anche, mi ha molto insistentemente, sarei venuto ugualmente, ma devo dire, professoressa Iatta, che ringrazio per la sua presenza, che Liberati Buccianti mi ha molto pressato. Io sarei venuto ugualmente, ma questo le dà la misura dell'importanza della sua lex magistralis. Il tema sulla cultura è un tema fondamentale. Noi vogliamo dialogare, avete visto ieri l'intervento del direttore della Pinacoteca, c'è qui anche il rettore dell'Opera della Metropolitana. Noi vogliamo dialogare perché noi abbiamo degli spazi e anche purtroppo degli immobili che dobbiamo necessariamente riuscire a completare. E non è soltanto un'opera edilizia quella di cui noi parliamo, è veramente un'opera che ha carattere culturale, necessaria ed obbligatoria. Noi vogliamo dialogare per quanto riguarda il Santa Maria della Scala con i più grandi musei del mondo, e non è una velleità, non è né un'illustrazione di noi stessi, è semplicemente la necessità e l'obbligo che questa città ha con se stessa, indipendentemente da chi la ministri, e cioè l'obbligo della propria eccellenza. Questi sono i temi. Abbiamo delle iniziative che non sto qui a descrivere per quanto riguarda anche quest'anno, ma noi crediamo fortemente che la cultura sia un elemento basico, perché questa è una città che vive di cultura, vive di relazioni internazionali. Ecco quindi che una gestione delle operazioni culturali che facciano eco con i grandi musei, certamente i musei vaticani sono fra questi, è quello che necessariamente e direi obbligatoriamente siamo necessitati a fare. Per cui non posso che ringraziare l'università, la professoressa Iatta, tutti gli illustri accademici, e credo che questa sia una strada che è stata intrapresa e che non torniamo indietro, perché è un obbligo e non una scelta. Grazie. Grazie, grazie signor Sindaco. Chiedo anche al dottor Stefano Di Bello per Opera Laboratori, l'altro partner che con noi condivide lo sforzo organizzativo di questo Masters, di darci il suo indirizzo di saluto. Un saluto cordiale al direttore dei Musei Vaticani, mi fa piacere partecipare all'accoglienza di questa figura dopo tanti anni che anche la nostra azienda ha lavorato in quei luoghi così densi di arte e di spiritualità, e quindi veramente credo che in questi due luoghi che sono la Città del Vaticano e Siena si possa vivere un'esperienza densa di significato, e quindi la ringrazio per essere venuta a porci, a donarci la sua esperienza e le sue qualità anche umane che la direzione dei Musei Vaticani chiede. Un ringraziamento va sicuramente all'Università di Siena. Noi abbiamo recentemente firmato come società un accordo triennale per la
espletazione, valorizzazione di progettualità condivisa su tanti temi. Un tema importante è questo del master, questa è la seconda edizione. Noi facciamo impresa culturale, la facciamo convintamente anche a Siena. Non vi nascondo che il migliore investimento e i migliori investimenti sono quelli proprio sulle persone, una società che fa anche servizi, sulla qualità e sui contenuti, e quindi la partecipazione al master per noi è un elemento di grande soddisfazione, proprio perché nella progettazione culturale è necessario conoscere la materia sia nei contenuti sia nella progettualità e anche nella costruzione di valore. E pertanto confermo e rinnovo la disponibilità al dialogo con tutte le istituzioni cittadine e locali, e sicuramente con l'università e col tenere ad unum noi ci troviamo sicuramente a nostro agio. Grazie. Grazie al dottor Di Bello. Scusatemi, permettetemi di salutare con piacere anche il collega professor Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, che ci fa il piacere di essere presente a questa lectio magistralis. Prima di passare alla consegna dei diplomi, se abbiamo un po' di tempo, chiederei un breve saluto anche ai direttori dei dipartimenti coinvolti nella organizzazione del master. Prego, professor Moscatelli. Sì, buongiorno, sarò molto breve. Proprio per portare il saluto del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali e del direttore Zanini, che oggi era impossibilitato a essere qui, non per motivi di sua scelta, ma purtroppo perché deve trattenersi a casa. E il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali ha aderito fin dall'inizio molto volentieri a questo progetto, perché volevamo che i nostri allievi avessero la possibilità di sviluppare le proprie competenze su settori che in parte noi proponiamo nei nostri corsi di studio, ma che era opportuno che conoscessero più approfonditamente. Devo anche dire che in questi mesi, specialmente dopo la prima edizione del Master, ci siamo confrontati con i colleghi per far sì che queste, diciamo, tre competenze di carattere, diciamo, aziendale, di carattere giuridico e legate ai beni culturali, non fossero solo aree giustapposte, ma che si integrassero sempre di più. Perché questo, con il passare del tempo, credo riusciamo anche a proporre e migliorare, riusciremo anche a proporre e migliorare la nostra proposta. Non si tratta, cioè, di solo competenze che si confrontano, ma competenze che devono il più possibile integrarsi. Questo è stato il nostro sforzo, lo sforzo di tutto il Collegio dei Docenti del Master e del coordinatore Angelo Barba, che molto, con grande impegno, permettetemi anche di ringraziarlo, perché non l'abbiamo fatto fino adesso, ma merita senz'altro il ringraziamento di tutti. Quindi siamo impegnati su questa linea, lo facciamo con grande entusiasmo, lo facciamo per i nostri studenti e lo facciamo anche perché questo permette a noi di stringere relazioni, rapporti che non sono soltanto legati alla didattica. Noi abbiamo anche sviluppato idee che poi cercheremo di portare anche nella nostra programmazione di ricerca. Quindi un momento che è un laboratorio anche per confrontarci e che spero possa avere anche uno sviluppo su altri contesti, ma intanto per il master, e su questo siamo contenti, partecipiamo con i nostri docenti, con collaboratori e vogliamo appunto portare il nostro contributo il più possibile proficuo al master diretto, insomma, dai colleghi poi del settore aziendalista e giuridico. Grazie. Parola al professor Ciro Corvese, direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici. Grazie, magnifico rettore. Dottoressa Barba Reatta, magnifico rettore, signor sindaco, colleghi e colleghi, signori e signori partecipanti. È mio grande onore, prima che piacere, portare il saluto del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici a questa preziosa occasione che dà inizio alla seconda edizione del Master MAPAC, nella quale, con grande trasporto ed emozione, mia ma credo di anche altri,
parteciperemo a breve alla consegna di diplomi delle dottoresse e dei dottori che hanno conseguito il master della precedente edizione, la prima edizione. L'occasione si arricchirà oltremodo dall'attento ascolto fra qualche minuto della lectio magistralis che la dottoressa Barbara Iatta, direttore dei Musei Vaticani, terrà sul tema i Musei Vaticani in epoca di pandemia. Permettetemi di spendere soltanto qualche minuto in merito al master, che l'ho appena detto appunto il professor Moscadelli, riunisce molti campi del settore e tutti ruotano intorno al bene culturale, al patrimonio culturale, materiale e anche immateriale. Ci saranno forse in Italia altre iniziative simili al MAPA, ma il MAPA che rappresenta, lasciatemelo dire con un punto di orgoglio, senz'altro un momento unico di formazione, almeno per due ordini di motivi. Ne cito due, ma ce ne sarebbero molti altri. Innanzitutto il master nasce a Siena, fatemi fare il senese di adozione, non sarò mai senese, ma di adozione sì, vivo a Siena oramai da 39 anni, e con sincero e vivo orgoglio si vanta delle importanti iniziative della città in cui vive. Il master, dicevo, nasce a Siena da una stretta collaborazione non solo fra i dipartimenti coinvolti, il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali e il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici. E questa collaborazione ha una sua specifica rilevanza, perché ciò mette in luce, senz'altro, il tratto fondamentale dei temi trattati, lo hanno già anticipato i colleghi che hanno preceduto, cioè l'interdisciplinarità e l'interazione tra i diversi campi del sapere. Ma a ciò si deve aggiungere, direi sottolineare, la stretta e fattiva collaborazione anche con il Comune di Siena e con Opera Laboratori, che hanno fornito un contributo concreto alla realizzazione del progetto. Secondo motivo, l'unicità del master, mi si permetta di usare tale espressione, è anche negli obiettivi esplicitati dall'attività formativa nel suo complesso. Si legge che le figure professionali di riferimento sono rappresentate dal personale delle istituzioni culturali, dai ruoli amministrativi e manageriali per la gestione e valorizzazione dei beni culturali, dai giuristi e dagli operatori del mercato dell'arte e dai consulenti per il settore della cultura. Gestione e valorizzazione dei beni culturali. Mi piace sottolineare questa frase, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche perché non sono lontani i tempi in cui si parlava principalmente, se non esclusivamente, di conservazione del patrimonio culturale. Per chiarire meglio questo passaggio da conservazione del patrimonio a gestione e valorizzazione del patrimonio, permettetemi di fare un passo indietro nel tempo e di citare un passo da un libro, Miracola all'italiana, un libro, un bene culturale appunto, del 1962, scritto da Giorgio Bocca. Nel libro Miracola all'italiana, Giorgio Bocca ci guida per molte città italiane, individuando queste quali sono le caratteristiche del miracolo, e arriva anche a Siena. E di Siena dice, premette, il miracolo ha tante facce, e a Siena dice, a Siena il miracolo c'è stato 7 secoli prima, e ancora lo si rimembra con nostalgia. Senza dubbio si è trattato di un miracolo, comune anche a tante molte città italiane, per fortuna. Determinati periodi storici hanno restituito ai nostri giorni enormi capolavori, beni culturali di inestimabile bellezza. Tuttavia non va sottaciuto che quel miracolo, che volendo possiamo ammirare sotto i nostri occhi, l'ha detto prima il magnifico rettore, Siena è innegabile, è un museo a cielo aperto, è giunto ai nostri giorni grazie anche ad amministratori illuminati che ne hanno permesso la conservazione. Attività che per molti aspetti ne ha preservato l'originaria bellezza. Ma la conservazione non basta più, come del resto occorre rifugire da quella nostalgia di cui parla Bocca, che potrebbe essere per certi versi dannosa. Alla conservazione devono seguire azioni che permettano di gestire e valorizzare il patrimonio. E questo è possibile solo se, innanzitutto, si conosce a fondo il patrimonio, e qui i profili appunto storici, artistici, archeologici, ma tali conoscenze devono essere affiancate da ulteriori conoscenze per acquisire competenze aziendali e giuridiche al fine di formare, come è scritto appunto nella denominazione del Master, manager del patrimonio culturale. Chiudo porgendo i miei più sinceri auguri a tutte le dottoresse e dottori che hanno ricevuto il diploma, che riceveranno, scusate, il diploma, e anche alle dottoresse e dottori che hanno iniziato a seguire la seconda edizione del Master, e auguro buon ascolto a tutti e a tutti. Vi ringrazio. Grazie al professor Corvese. A questo punto abbiamo la consegna dei diplomi. Dottor Duccio Benocci. Dottoressa Paola Coppi.
Dottoressa Serena Listanti. Dottoressa Maddalena Lofiego. Dottoressa Nicoletta Miccoli. Dottoressa Michela Tessari. Dottoressa Ilaria Muzzi. Dottoressa Caterina Natali. Dottor Francesco Piroli. Davvero di dare la parola alla dottoressa Barbara Iatta. Grazie. Buongiorno a tutti, saluto il magnifico rettore, il professor che ha voluto coordinatore del corso, tutto il corpo accademico, il signor sindaco e il collega Tommaso Montanari, rappresentanti di Opera Laboratori Fiorentini e comunque tutti voi che siete qui oggi a in qualche modo ascoltare più che Lectio Magistralis è un po' quello che è il lavoro ordinario che ormai grazie a Papa Francesco svolgo da quasi 6 anni. Un lavoro complesso, un lavoro meraviglioso che permette appunto di occuparsi, qui vado avanti, no? No, ci dobbiamo. Grazie. Perfetto, e vado avanti con questo qui, sì? Questo? Un lavoro che fondamentalmente parte dalla missione dei Musei Vaticani, che sono quello di far conoscere, preservare, condividere quello straordinario lascito di cultura, storia, di bellezza, ma soprattutto di fede che i pontefici romani hanno raccolto e costruito per secoli. Io dico sempre che questo aspetto della fede è fondamentale perché diversamente da tanti musei globali, musei che in qualche modo sono affini alle nostre collezioni per l'universalità delle loro raccolte, questo indirizzo verso la fede non soltanto delle opere, ma anche verso la fede di coloro che hanno voluto collezionare anche opere completamente diverse da quelle che uno si immagina come opere di fede cristiana, quindi dalle opere di arte egizia, dalle opere di arte greco-romana, alle opere di carattere etnografico delle diverse nazioni, effettivamente c'è un'attenzione alla trasmissione della conoscenza, quindi umanistica, ma anche dei valori di fede di coloro che li hanno voluti collezionare per condividerli, e quindi parte comunque di questo meraviglioso percorso che i pontefici romani, e io dico anche i cardinali, i vescovi e i laici al loro servizio, hanno voluto raccogliere, custodire, ma anche soprattutto preservare e poi condividere. E una cosa importante, e qui l'interdisciplinarità di questo master sicuramente è importante sottolinearlo per voi studenti che lasciate questo master, ma anche per voi che vi apprestate a seguirlo, che i Musei Vaticani sono i musei del Papa, giuridicamente sono i musei della Santa Sede, ma sono
direttamente dipendenti dal più piccolo stato del mondo, quel tanto di territorio che volle Pio XI all'indomani dei trattati lateranensi, anzi con i trattati lateranensi, perché uno stato di tipo spirituale abbia una consistenza fisica per operare. Quindi sono 44 ettari che furono sanciti dai trattati lateranensi, racchiusi appunto dell'area vaticana, racchiusi dentro lo stato, dentro le mura di San Gallo, quindi intorno all'area di San Pietro. Di questi 44 ettari, ahimè, 22 sono di, ahimè lo dico per ragioni di causa, perché 22 sono di boschi e giardini meravigliosi, soltanto 22 sono di costruito, e 7 di questi 22 chilometri sono 7 di questi 2 ettari, ma di fatto sono 7 chilometri, è difficile stabilirlo ad ettari, ma sono i Musei Vaticani, quindi un'estensione di 7 chilometri dei 22 del costruito. I Musei Vaticani hanno comunque anche un'azione di sovrintendenza su tutti i beni della Santa Sede, non sui, sui beni ecclesiastici in senso lato, che hanno una sovrintendenza chiaramente italiana in Italia e degli altri stati, ma in qualche modo esercitano, e qui ce n'è una testimonianza proprio con l'arcidiocesi di Siena, c'è cioè una testimonianza di vicinanza, vicinanza per missione, vicinanza per attenzione, con i grandi musei diocesani, diciamo italiani del territorio, dove chiaramente noi con grande piacere, essendo un grande museo diocesano, diciamo della Santa Sede, del Papa e dello Stato Vaticano, siamo contenti di condividere esperienze e tanta competenza che abbiamo accumulato in 500 anni di storia. Questa è la veduta aerea del Vaticano e, aspettate un attimo, non va? Sì, e questi sono l'estensione di questo complesso, che è fatto non soltanto di edifici nati strettamente come spazi museali, quindi una concezione che arriva a partire dal Settecento in poi, e poi non sempre appunto con una finalità strettamente museale, anche se poi tanti tanti edifici e spazi di questi musei vaticani, che si declinano al plurale perché sono appunto non un museo ma un complesso di collezioni che spazia appunto dall'arte egizia, passando per quella etrusca, quindi le civiltà preromane, e poi arrivare alla grande e meravigliosa stagione greco-romana, che è il fiore delle nostre collezioni. I grand tourist per secoli venivano in Vaticano per visitare soprattutto le collezioni di antichità greco-romane e Raffaello, non Michelangelo della Cappella Sistina, ma questo lo vedremo dopo. E poi appunto sono 7 chilometri con tanti tanti musei che spaziano fino all'arte contemporanea, fino al museo etnologico, fino alle carrozze e le berline papali. Questa è una cronologia di massima che vi fa vedere come, se da una parte noi tendiamo a identificare il 1506 con Giulio II della Rovere, il grande pontefice che in 10 anni di pontificato cambia un po' il volto diciamo delle collezioni pontificie, il volto di Roma, del papato di quel momento, l'attenzione appunto da nipote di Sisto IV della Rovere veramente umanistica, appunto non è un papa guerriero come tanti amano definirlo, ma è un papa che veramente dal 1503 al 13 cambia il volto, chiamando un architetto bramante a concepirgli il complesso di Belvedere, ha il coraggio di distruggere la Basilica Costantina di San Pietro, adesso lo vedremo, e così via, di tanti, ma vedete c'è un gap che va dal 1506 al 700, perché le collezioni pontificie che iniziano ben prima di Giulio II con la scoperta della Conte, però si istituzionalizzano in forma museale soltanto a partire dalla metà del 700, in quel contesto de République des Lettres, ma des Arts et des Lettres, che rappresenta la Roma papalina settecentesca, con un'attenzione proprio alla creazione di musei che in qualche modo diano conto di questa attenzione alla formazione umanistica
culturale e religiosa non soltanto della corte romana, ma appunto dell'intero orbe della Chiesa Cattolica Romana e non solo. E vedete, vanno a finire fino a Giovanni Paolo II con il Museo delle Carrozze ed altro. Però prima ancora di Giulio II abbiamo tanti pontefici, Papa Nicolo V con la Cappella Nicolina, Papa Sisto IV con la Cappella Sistina e tanti pittori umbro-toscani che lavorano per lui, Papa Alessandro VI Borgia con il suo appartamento affrescato dal Pinturicchio e poi Papa Giulio II appunto. La Cappella Sistina appunto voluta da Papa Sisto IV. Vi faccio una carrellata molto veloce che sicuramente cose già per scontate, ma per farvi capire il contesto nel quale i musei vaticani operano e lavorano ormai da più di 500 anni. Dalla Cappella Sistina con i quattrocentisti alla Conte, appunto scoperto nel gennaio del 1506 in una vigna di Colleopio, che è uno dei colli romani. Immediatamente Giulio II manda il San Gallo e Michelangelo a vedere cosa si trattava, e dopo due giorni la Conte, nella sua giardino, nel suo viridarium, che ancora oggi è il cuore delle collezioni pontificie, perché rappresentava veramente una delle opere simbolo della Roma imperiale, appunto riconosciuta come l'opera delle Terme di Tito, descritta da Plinio il Vecchio nelle Storie Naturalis, ma soprattutto con un legame strettissimo alla fondazione di Roma, e quindi parte di quel progetto che Giulio II voleva appunto di Novello Cesare, ma soprattutto di Novello Cesare mutuando dei valori assolutamente di tipo pagano in valori cristiani per la gloria della Chiesa romana. E la Conte ne rappresenta il simbolo di inizio, ma abbiamo appunto, grazie a Giulio II, una collezione straordinaria di scultura greco-romana, dal famosissimo torso all'Apollo a tanti altri, ma anche la figura di Raffaello arriva a Roma dopo i vari passaggi umbro, toscani e fiorentini, arriva a Roma grazie all'entourage di Bramante e al segretario di Giulio II, poi di Leone X, che lo chiama a Roma, e immediatamente Giulio II gli chiede di affrescargli il suo appartamento privato, non volendo vivere lui nell'appartamento di Alessandro VI Borgia, accusato di nefandezze più tremende, e al piano superiore, quindi con maggior luce, con doppia areazione di finestre, ma soprattutto con spazi sicuramente più ampi, Raffaello cambia completamente la storia dell'arte, realizzando capolavori mirabili come questo, come la Scuola d'Atene e come tanti altri affreschi che realizza nelle stanze cosiddette di Raffaello, appunto, non le stanze di Giulio II o di Leone X, ma le stanze di Raffaello oggi sono conosciute così, dal Parnaso all'Eliodoro, guardate la meraviglia della Liberazione di San Pietro, o la cacciata dell'Eliodoro al Tempio, un momento straordinario. Ecco, Raffaello che diventa il magister delle arti del pontificato prima di Giulio II e poi di Leone X Medici, il figlio di Lorenzo il Magnifico, che una volta eletto Papa alla morte di Giulio II veramente continua questa tradizione in maniera raffinatissima dell'attenzione alle arti in tutte le sue espressioni, chiaramente, sceglie una figura chiave che è appunto Raffaello Sanzio, che addirittura incarica alla morte di Bramante come architetto della fabbrica di San Pietro che era in costruzione, ma soprattutto lo nomina commissario all'antichità e lo incarica di tutto una serie di opere d'arte legate all'antichità, alla modernità e alle arti in senso più lato, appunto non ultima fondamentale la famosissima e celebratissima negli ultimi anni, negli ultimi due anni, nonostante la pandemia, lettera che Raffaello insieme a Baldassar Castiglione scrive a Leone X sulla tutela delle antichità, che sono la nostra memoria, che sono assolutamente la nostra eredità culturale, che vanno preservate, vanno conservate, e esorta
sono tutti e due il Papa a tenerne da conto e a farne un modello base del suo pontificato. Ecco, Raffaello, ecco, questa è ancora la messa di Bolsena, ma che progetta il Salone di Costantino che noi abbiamo recentemente restaurato e lo, che sappiamo che verrà realizzato poi dai suoi allievi per questa incredibile e prematurissima morte che lo coglie il 6 aprile 1520 alla sola età di 37 anni nel pieno del suo splendore lasciando completamente la corte pontificia e tutti attoniti da questa morte. E tutti ci chiediamo cosa avrebbe poi realizzato ancora Raffaello, ma quello che già ha realizzato in 37 anni di vita, in 12 anni di attività romana, è sicuramente straordinario ed è parte del nostro bagaglio, è parte della nostra attività, è parte della nostra missione di preservare e poi di condividere, perché l'ottimo universale della figura di Raffaello, così descritto da Vasari, è ancora oggi assolutamente vivo e reale. Pensate che Papa Francesco, scusate se faccio un po' di attenzione a chi in qualche modo io condivido chiaramente i dettami, nel gennaio del 2020 aprendo il saluto a gennaio del 2020 aprendo il saluto a tutti gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede, il Papa ha parlato di Raffaello dicendo: questo è l'anno che noi dedicheremo a Raffaello, e Raffaello va preso come modello civico, modello di figura universale di artista, perché portava avanti in un'epoca comunque complessa come era quella del primo Rinascimento, un'epoca comunque di valori importanti, non ultima la lettera di Baldassare Castiglione che lo stesso Papa Francesco ha citato, per l'attenzione alla preservazione della nostra eredità. Battaglia di Costantino bellissime immagini che sono uscite fuori dal restauro, la Justitia e la Comitas con tecniche diverse, ma di questo appunto non è qui il caso di parlarle, ve le faccio vedere perché il restauro ha portato che abbiamo due opere di Raffaello in più rispetto a quelle che pensavamo, già documentate in parte dalle fonti, la Justitia e appunto la Comitas. Ma chiaramente Giulio II chiama anche un 35enne Michelangelo, scultore, si era già chiaramente espresso col Tondodoni e altre cose in chiave pittorica, ma gli chiede di completare quella meravigliosa catechesi visiva che aveva voluto suo zio Sisto IV nella Cappella Sistina, e appunto completando la volta lasciata appunto con un cielo stellato, un po' come la Cappella di Scrovegni di Giotto a Padova, con le stelle dorate e un fondo blu, e Michelangelo dispiega il capolavoro della sua attività. Ecco alcune opere, alcuni particolari di questa meraviglia. Ma i musei sono tanto altro, appunto, sono quei 7 chilometri che vi descrivevo, la Galleria delle Carte Geografiche, voluta da un papa bolognese dotto, fantastico, che amico di Ignazio Danti, amico della volontà di visitare l'Italia senza uscire dal Vaticano, nel magnifico spasseggio dell'ambulatio gregoriana che lui fa realizzare nelle gallerie, non nel braccio bramantesco delle gallerie pontificie, ma nel braccio cosiddetto di Mascarino, quello un braccio più tardo, realizza questa meravigliosa galleria di carte geografiche che appunto dispiega le regioni italiane sull'Adriatico e sul Tirreno. Ancora cronologia, ma è soprattutto solo con un altro papa bolognese alla metà del Settecento che si ha, grazie a Benedetto XIV Lambertini, un dotto amico dei dotti, in quell'ambiente appunto particolarissimo del Settecento romano, pensiamo
alla compresenza di tante figure, Winckelmann e poi successivamente i Visconti e tanti altri, ma insomma veramente era una Repubblica de Lettres, anche se di Repubblica appunto si poteva parlare meno, ma che ha veramente l'attenzione di fondare nell'ambito della Biblioteca Vaticana primo museo sacro e poi un museo profano, successivamente con Clemente XIII Rezzonico, quindi un museo frutto di quegli scavi che lo Stato Pontificio intorno a lui andava dispiegando e esposti in meravigliosi cabinet come questi disegnati da Luigi Valadier, che contengono appunto reperti meravigliosi di tipo profano. Queste sono parte del museo profano, con avori, bronzetti e reperti meravigliosi, frutto appunto di questo fervore collezionistico che era parte, proprio perché nati nell'ambito della Biblioteca Apostolica Vaticana, erano proprio nati con la specificità di essere a servizio degli studiosi, come la Biblioteca Vaticana è sempre stata dall'inizio della sua fondazione con Papa Nicolo V e poi con Sisto IV, cioè a servizio degli uomini di scienza e degli uomini di cultura, una biblioteca umanistica che comprendesse appunto tutte le conoscenze umane. E la stessa cosa diventa per i musei, che sono diciamo un'appendice di questa cultura umanistica in senso più lato, e comunque con appunto una serie di musei, dai papiri egizi che sono appunto dispiegati in una sala specifica, addirittura pensata affrescata in alto del Mengs, a una meravigliosa biblioteca di pietra che sono appunto, che è la Galleria Lapidaria, voluta da Gaetano Marini alla fine del Settecento e poi rielaborata all'inizio dell'Ottocento, proprio come andito dal palazzo verso la biblioteca. Questo portone che vedete giù in fondo è il Palazzo Pontificio, e abbiamo il portone della biblioteca, e da dove è presa la fotografia iniziano i Musei Vaticani. Quindi dal palazzo, per arrivare alla biblioteca e arrivare ai musei, c'è la prima forma della conoscenza scritta, cioè la pietra, e in una suddivisione meravigliosa di epigrafi suddivise per tipologie, ma insomma anche questo potrebbe essere soltanto un altro argomento. E poi il Settecento, grazie a Winckelmann, grazie alle sue teorie di periodizzazione dell'arte, avviene la meravigliosa nascita del Museo dei Musei, il Museo Pio Clementino, grazie a due pontefici straordinari che capiscono che devono dare forma ancora di più, non più soltanto il Museo Cristiano e Profano, ma il grande Museo di Antichità, la Sala della Rotonda, la Sala del Busto e delle Statue con la cosiddetta Penelope o Arianna, o Cleopatra appunto, come era stata definita, ma oggi sappiamo che è un'Arianna, eccola, che era parte appunto delle collezioni di Giulio II, o la Galleria Chiaramonti. Qui non vado a raccontare appunto il braccio nuovo che viene diciamo realizzato grazie a Rientro, grazie a Canova, grazie a Rafa Stern, per dopo la tempesta napoleonica, e quindi le campagne d'Italia portano al Museo Universale del Louvre il meglio di tutte l'arte, la conoscenza e la cultura del Rinascimento. Napoleone si circonda di figure straordinarie, raffinatissime, che selezionano veramente il meglio e lo portano al Louvre. Grazie a Canova e grazie alla restaurazione dopo il congresso di Vienna, che sancisce che opere universali devono essere a disposizione di tutti, e soprattutto per l'educazione dei giovani, Canova riesce in questa delicatissima impresa e riporta le opere, fonda e crea il braccio nuovo del Museo Chiaramonti, dove veramente c'è il restauro dell'antico inteso come modello non soltanto per
per i pontefici romani, perché è la restaurazione dell'autorità papale, ma anche dell'autorità papale in senso culturale e artistico, e il braccio nuovo veramente nell'espressione massima, con appunto al centro questo meraviglioso statua del divinità fluviale del Nilo, che insieme al Tevere, insieme alla Conta, al Torso, all'Apollo del Belvedere, a tutte le opere di Raffaello, di Caravaggio, di tanti, di Domenichino, Guercino e tutti quanti erano partite per il Louvre, rientrano. Purtroppo il Tevere è rimasto insieme a tante altre, a poche altre sculture al Louvre, ma il Nilo appunto ne rappresenta l'espressione appunto di rientro. Braccio Nuovo con la Custo di Prima Porta, ma anche appunto nell'Ottocento abbiamo la creazione del Museo Egizio, per l'attenzione che i pontefici danno agli scavi egittologici all'indomani appunto delle grandi scoperte. È un museo egizio importante, con reperti importanti. Ancora oggi noi siamo un centro di ricerca internazionale che fa scavi in Egitto e che fa ricerche di alto livello, soprattutto appunto sul coffin, cioè sui sarcofagi dipinti, ma anche sulle sec. E su tanti altri prodotti di quella straordinaria civiltà. Ecco, questo è l'antino di Villa Adriana, che è nelle nostre collezioni. Questo è uno dei sarcofagi importanti della nostra raccolta. Ma anche nel 1837 c'è la creazione del Museo Etrusco, appunto l'attenzione verso le civiltà preromane, quindi non soltanto la grande tradizione imperiale romana che era del territorio, ma anche l'attenzione a quello che è il territorio sul quale insisteva chiaramente lo Stato Pontificio, ma appunto il Marte di Todi ne è uno degli emblemi, ma insomma sono tanti altri. Tutta la meraviglia degli arredi della tomba Regolini Galassi lo è ugualmente, o anche vasi attici e vasi di questa attenzione, il famosissimo vaso di l'anfora di Ezechias, appunto con il riposo durante la guerra, che in questo momento potrebbe essere un bellissimo emblema da condividere, appunto. Tutto cambia con la firma dei Trattati di Lateranensi, un po' ve l'ho già detto in apertura. Mussolini per il re d'Italia e il cardinal Gasparri per questo straordinario pontefice che fu Pio XI, Achille Ratti, il milanese che era stato nunzio in Polonia, poi era stato, pensate, prefetto della Biblioteca Ambrosiana, poi prefetto, non cardinale bibliotecario, della Biblioteca Vaticana, e poi diventa arcivescovo di Milano, e nel 1922 viene eletto Papa, e immediatamente, da grande costruttore e da grande uomo di cultura, intuisce immediatamente, da ex bibliotecario capisce il veicolo fondamentale della cultura come mezzo di evangelizzazione. E che cosa fa? Dal 22 al 29 costruisce i seminari in giro per l'Italia e pone le basi per questa firma fondamentale, per porre fine alla questione romana che tanto angustiava non soltanto i cattolici italiani, ma comunque era un problema importante per tutti i cattolici del mondo, ma soprattutto di identità. E con la firma dei Trattati di Lateranensi nasce lo Stato della Città del Vaticano, l'abbiamo detto, lo Stato più piccolo del mondo. All'indomani lui crea una commissione edilizia e costruisce lo Stato, apre i musei al mondo. Dal 1932, da quando viene aperto questo portone, inaugurata la Pinacoteca, chiunque, non importa di quale censo, non importa di quale credo religioso, non importa di quale genere, può pagare un biglietto e entrare a condividere questi musei universali. Prima di questo i musei erano chiaramente sì aperti, con questo spirito, diciamo, umanistico e anche post-napoleonico di apertura, di condivisione, però erano aperti alle élite, che dovevi essere comunque una figura legata in qualche modo alla curia, dovevi essere un diplomatico che veniva in visita al Santo Padre, dovevi essere un artista. Tantissimi sono gli artisti, abbiamo gli archivi pieni di richieste di artisti che venivano a copiare le nostre collezioni, a trarne ispirazione,
Però dal 1932 tutto cambia, chiunque può entrare. Giuseppe Momo e Luca Beltrami sono i grandi architetti che lavorano per Pio XI, ma è soprattutto Giuseppe Momo, un torinese non così conosciuto, che realizza questa scala meravigliosa elicoidale che colma il dislivello da quel portone che avete visto, che è un portone sull'Italia, perché a quel punto era le mura di San Gallo erano il limite dello Stato della Città del Vaticano, e porta i turisti in una rampa in ascensione per la salita e una per discendere in uscita. E più XI, ecco qua, mi piace, nel mio vecchio ufficio nella Biblioteca Vaticana, io ho lavorato 20 anni in Biblioteca Vaticana e per noi anche Achille Ratti ha testimoniato una straordinaria innovazione proprio e lungimiranza nella gestione anche soltanto delle collezioni universali, delle collezioni librarie, manoscritte, numismatiche e artistiche della Biblioteca Vaticana. E ugualmente Luca Beltrami, il grande architetto milanese, l'architetto della grande stazione milanese, grande studioso tra l'altro anche di Leonardo e di altri artisti, concepisce anzianissimo l'edificio della Pinacoteca, che ancora oggi è funzionale, ma è soprattutto un edificio nello skyline appunto dei 7 chilometri del museo. È un edificio imponente dove nella parte bassa abbiamo i laboratori di restauro, nella parte mediana abbiamo 18 sale cronologicamente ordinate per le collezioni e nella parte alta gli uffici di direzione, cioè tutto quello che serve a gestire un museo così grande, quindi l'ufficio del direttore di direzione, l'inventario fondamentale, l'archivio fotografico, l'archivio storico e la biblioteca specializzata. Pinacoteca che ha capolavori meravigliosi, da Giotto del Politico Stefaneschi, che era nella Basilica Petrina, ai Raffaello arrivati grazie all'asportazione napoleonica, rientro di Canova. Vado molto veloce perché voglio arrivare a Caravaggio, che ha subito la stessa sorte, dalla Cappella Vitrici di Santa Maria in Vallicella al Louvre, e poi non è rientrato al Louvre come le altre opere, ma è tornato in Vaticano. Grazie a Pio XI, un museo etnografico straordinario voluto per il giubileo del 1925, e quindi addirittura pensate che Gio Ponti realizzò nel cortile della Pigna 4 padiglioni costruiti in muratura, ognuno dedicato a un continente diverso, a parte quello dell'Europa, quindi Africa, Asia, Africa e Americhe. E collezioni straordinarie, sono circa 100.000 pezzi, e visto una mostra in epoca concordato, pretrattati lateranensi, fu visitata in Vaticano da 2 milioni di persone, il Papa decise di farne un museo, ed è uno dei nostri musei in termini numerici come pezzi più straordinario e più alto. Ecco, questa è soltanto un'opera cinese, una meravigliosa corona della Fenice. E poi il Museo delle Carrozze, voluto da Giovanni Paolo II, berline papali e carrozze, per testimoniare tutta una parte di storia, quindi di storia e di tradizione delle nostre collezioni. E Papa Paolo VI, un pontefice raffinatissimo, ha voluto nel 1974, dopo una decina d'anni dalla sua elezione, dopo quell'incontro incredibile che fece nel 1964 in Cappella Sistina con gli artisti, all'indomani della sua elezione, chiedendo a loro scusa, li riunì gli artisti nelle diverse discipline e disse: scusatemi, abbiamo interrotto il dialogo con voi siete fondamentali per portare avanti il nostro discorso, e quindi abbiamo bisogno di voi, perché l'artista è profeta e poeta, e grazie all'artista si può rendere visibile ciò che è invisibile, e quindi non riprendiamo il dialogo con voi che avevamo in maniera straordinaria nel corso dei secoli passati, che i pontefici dei secoli passati avevano instaurato, riprendiamolo.
E in 10 anni di pontificato cosa fa? Mette insieme, grazie a donazioni, grazie a collezionisti, grazie ai contatti di artisti, con tutto un entourage chiaramente dal Cardinal Macchi a Ennio Francia, a tanti altri che lo aiutano, mette insieme la collezione d'arte moderna e contemporanea con pezzi straordinari come il Van Gogh, come lo Chagall o come la Sala Matisse. Oggi è una delle collezioni, diciamo anche in termini numerici, importanti delle nostre collezioni. Però ecco, questo era semplicemente un'introduzione un po' forse lunga, ma per farvi capire qual è il contesto, cioè quali sono le collezioni nel quale un'istituzione così complessa deve in qualche modo appunto preservare e anche condividere. L'organizzazione è complessa, vi dicevo che sono i musei del Papa. Il Papa può disporre, anche se desidera, di alienare un pezzo delle collezioni, e chiaramente noi siamo ubbidienti, felici forse no, però siamo anche molto ubbidienti perché questo è il suo volere. Sono i musei della Santa Sede, per un prestito estero la ultima domanda, l'ultima autorizzazione, stante il parere del direttore dei musei al prestito e del presidente del governatorato, spetta al segretario di Stato, quindi sono comunque anche i musei dello Stato Vaticano, ma sono i musei che dipendono direttamente dal governatorato dello Stato della Città del Vaticano, che è retto ormai dal 1929 da un cardinale presidente. In realtà il primo non era un cardinale presidente, ma e ha un segretario generale che è appunto più operativo. Il governatorato è diviso in diverse direzioni, di cui la direzione dei musei è probabilmente la più numerosa, e quella che di fatto, è inutile nasconderlo, porta degli introiti a tutto lo Stato, perché mentre la Santa Sede riceve degli introiti, delle donazioni, o comunque c'ha una sua attività, lo Stato deve essere gestito, e quindi il sindaco è andato via, ma di fatto è una gestione civica in qualche modo, dove ci sono delle manutenzioni, delle attività dello Stato, che viene uno Stato a tutti gli effetti, con le patenti, la cittadinanza, cioè deve essere gestito. I Musei Vaticani ne sono una delle direzioni. Appunto, lo vedete da questo organigramma, è diviso il direttore a due collaboratori più stretti, uno per l'area gestionale amministrativa e l'altro per l'area scientifica. È una realtà molto complessa, fatta di quasi 1000 persone, quindi è una media azienda, media grande azienda, se vogliamo così definirla, anche se non mi piace definirla assolutamente un'azienda, che è però articolata appunto in capi dipartimento e in capi ufficio. I musei oggi sono appunto tutti questi, sono dal Gregoriano Egizio all'Etrusco al Pio Clementino al Chiaramonti, ecco li potete leggere voi, ecco, per capire la complessità anche di questi 7 chilometri, come si dispiegano. Questi sono i reparti scientifici, che sono appunto, erano spiegati anche nel grafico che vi ho fatto vedere, ma per farvi rendere conto quanta attività di tipo scientifico, di tipo di ricerca e di curatela sulle collezioni sia. L'ultimo, guardate, sovrintendenza ai beni architettonici, chiaramente non è soltanto il contenuto delle collezioni, ma spesso sono anche i contenitori che sono fondamentali. L'avete un po' visto, dal Museo dei Musei al Braccio Nuovo, all'Ala Paolina, a tanta tanta architettura, alla Cappella Sistina, alle stanze di Raffaello, che sono comunque parte dei Palazzi Vaticani, sono comunque da conservare e da mantenere. Il direttore dei Musei Vaticani ha anche, per una legge del 2002, un ruolo di sovrintendente appunto dei beni della Santa Sede, e quindi di tutela in quel senso, un po' erede di quella tradizione che era stata di Raffaello, nominato appunto sovrintendente all'antichità e alle arti da Leone X, passato poi per Canova, che ugualmente viene incaricato di una
Questi sono i reparti scientifici, l'inventario, l'archivio storico, la biblioteca e la fototeca, e questi sono gli uffici e servizi gestionali e amministrativi, che sono tantissimi e sono, per una realtà così variegata e complessa, sono appunto gli affari del personale, il corpo di custodia. Pensate, solo i custodi sono 350, e con tutte le problematiche che abbiamo dovuto affrontare appunto in epoca di pandemia. Perché chiaramente se il museo è chiuso, mentre tanti altri settori tu li puoi far lavorare anche da casa, i custodi è ben complesso farli lavorare da casa. Un po' di custodi sono comunque sempre venuti a lavorare, perché un museo di 7 km non si può chiudere a chiave, sebbene appunto noi pubblicizziamo tanto questa apertura e chiusura col clavigero, che ha tante chiavi ed è parte del, così, del nostro, delle nostre offerte anche di visita che diamo, ma in realtà appunto il periodo sicuramente non è stato facile né per loro né per noi. E promozione e sviluppo, compatibilità e bilancio, immagini e diritti, immaginatevi quante richieste di immagini noi abbiamo, quanta tutela dobbiamo fare sulle immagini. L'Expo, chiaramente il padiglione Vaticano di Dubai, ha un'immagine della riprodotto della Cappella Sistina, della famosa creazione dell'Amo, però abbiamo una quantità di usi impropri, non autorizzati, di Cappelle Sistine in giro per il mondo, di stanze di Raffaello, anche semplicemente di particolari di altre opere meno note, che chiaramente l'Ufficio Immagini e Diritti deve occuparsi. E così in relazione col pubblico, l'Ufficio Eventi, l'Ufficio Mostre, ecco, adesso lo vedremo un po', Ufficio Attività Didattica, Ufficio Stampa, Ufficio Web, abbiamo un web molto, molto sviluppato, supporto tecnologico, pubblicazioni, noi siamo una casa editrice, quindi veramente complessità in tante di queste attività. Una cosa che ci rende sicuramente eccellenti è che in epoca di pandemia abbiamo potuto, a parte nel lockdown stretto, potuto sviluppare lo stesso, ma soprattutto con le personalità in casa, sono i laboratori Restauro, un'eccellenza a livello internazionale. Io dico sempre che tanti miei colleghi ormai sono direttori, colleghi universitari, ne parlavamo prima con il rettore, di quanti miei colleghi romani, io sono laureata alla Sapienza, ma sono venuti qui a Siena alla specializzazione qui in storia dell'arte a Siena, e si sono formati molto bene presso questo ateneo, e oggi dirigono anche i musei italiani e anche qualcuno all'estero, ma nessuno ha la fortuna che ho io di poter contare su 92 operatori nel campo della conservazione e del restauro, come sono appunto all'interno dei musei vaticani. E pensate che quando sono arrivate, questi erano molti di più, perché chiaramente avevamo tanti contrattisti, perché poi i progetti erano chiaramente molto più espansi di oggi. Oddio, sono 40 minuti, quindi andrò velocissima. Chiaramente la Cappella Sistina, il restauro della Cappella Sistina ha determinato il restauro del secolo. Mi piace ricordare, ieri era un anno dalla scomparsa di Gianluigi Colalucci, purtroppo per impegni non sono riuscita ad andare alla messa in sua memoria, ma ero vicino a lui, come siamo stati sempre vicino a lui in questi anni, e come lui ci ha supportato, pensate, fino a pochi mesi prima della sua morte, venendo nei cantieri, salendo nonostante tutto. Però il restauro del secolo, guardate soltanto un particolare della pulitura di uno degli ignudi della Sistina, e la parte ancora rimasta scura, ha sicuramente determinato un impulso notevolissimo dei nostri laboratori, che sono un centro di ricerca per eccellenza. Tutti in 7 materiali, vado veloce, dal materiale lapidei all'attenzione appunto a un gabinetto di ricerca scientifica, che ci permette di monitorare molto ma molto bene le indagini, tutte le analisi prima, durante e a fine lavoro per i risultati ottenuti. Quindi veramente un lavoro in piena sicurezza, che rende veramente i Musei Vaticani un'eccellenza in questo campo. Anche il piano di modello di conservazione integrata delle nostre collezioni e dei nostri depositi è un'eccellenza internazionale, che tanti altri musei esteri in qualche modo
prendono a modello con monitoraggio degli ambienti per l'aspetto climatico, per l'aspetto delle luci e per tanti altri aspetti, non soltanto limitato alle chiaramente agli spazi espositivi, ai 7 chilometri appunto di percorso, ma anche ai tanti depositi che noi abbiamo. Ecco, questi sono soltanto alcuni dei depositi che abbiamo. E l'attenzione alla conservazione, questo è il nostro Leonardo che chiaramente ha un clima frame e quindi tutto lo studio, e così come un piano di manutenzione generale di tutto il museo che parte a gennaio dalla Cappella Sistina e durante tutto l'anno depolvera, controlla, monitorizza tutto il museo. Ma condivisione cosa vuol dire appunto? Cosa abbiamo fatto soprattutto durante il lockdown? Perché la condivisione era i 7 milioni di visitatori che avevamo nel 2019, che era andata esponenzialmente incrementandosi negli ultimi decenni, un po' grazie sicuramente all'abilità diciamo di promozione del museo, determinata anche da una diffusione, una globalizzazione, i viaggi low cost, e quindi c'è tutto una determinazione sociale, ma sicuramente anche la bellezza e l'universalità delle nostre collezioni che grazie a tutti questi fenomeni portava tanti visitatori. Però la condivisione era anche appunto, ed è stata durante il periodo complesso, appunto se non poteva essere l'accoglienza ai visitatori con queste aperture e chiusure, noi siamo stati, abbiamo chiuso il giorno dopo dell'Italia il 10 di marzo del 2020, abbiamo riaperto il 1 giugno, abbiamo ahinoi richiuso il 6 di novembre, abbiamo riaperto il 1 febbraio, abbiamo richiuso il 28 febbraio, abbiamo riaperto il 2 di maggio, quindi un anno e mezzo complicatissimi, con tutto quello che chiaramente con le restrizioni e con le attenzioni. E quindi abbiamo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato su quello che avevamo. Avevamo un web e i social network già molto ben sviluppati, abbiamo lavorato con i progetti scientifici, abbiamo lavorato appunto con convegni e mostre, purtroppo non si potevano fare, ma abbiamo pensato a mostre online. Questi sono un po' di numeri, vado avanti, questo era come era prima della pandemia, questo era come diciamo è in un momento normale, questo appunto come un momento normale, questo era come era prima della pandemia. Ecco, se il mio problema effettivamente prima della pandemia era come arginare questo e come tornare a questo, o comunque come tornare a un numero, quello che posso dirvi che ha creato la pandemia è che l'idea di trovare un numero comunque chiuso, un numero limitato alle nostre collezioni è arrivato naturale da sé. Oggi abbiamo degli slot ogni mezz'ora di un certo numero di visitatori, più di quelli non può entrare, quindi questo problema che era il problema veramente reale che chiaramente in una gestione anche economica, perché appunto come avete visto la direzione dei musei in qualche modo copriva le spese, copriva il bilancio di tutte le altre direzioni di questo piccolo Stato, ma che comunque era comunque un problema, è stato un problema di non far fronte. Adesso piano piano ci stiamo riprendendo, la pandemia è stata brutta, ve l'assicuro, ma abbiamo lavorato molto col web. Per fortuna avevamo sviluppato molto bene tutta la parte digitale, non soltanto di tour virtuali, ma anche di catalogo delle opere. Io venendo da una realtà molto digitalizzata come la Biblioteca Vaticana, arrivata come vice direttore nel 2016, ho pensato che fosse assolutamente importante portare tutto il mio know-how della biblioteca, l'attenzione alla condivisione online. La Biblioteca Vaticana chiaramente non è aperta se non a studiosi specialisti, quindi non è aperta al grande pubblico, quindi la condivisione doveva comunque avvenire per altre formule. Grazie al Cardinal Farina, al prefetto Cesare Pasini, si è avviato un massiccio e meraviglioso programma di digitalizzazione che io ho cercato nel mio piccolo di portare ai musei con il catalogo online delle opere. Purtroppo tanti musei italiani oggi non hanno il catalogo online, e quello che io dico ai miei colleghi direttori di musei adesso anche col PNRR di
investire in progetti digitali, perché la conoscenza, se noi abbiamo un inventario cartaceo, ma oggi abbiamo dei mezzi tecnologici che ci permettono di conoscere il nostro materiale, conoscere e con dei piani integrati di conoscenza sicuramente si può sapere di una determinata opera, e così è il nostro catalogo online che è, si chiama Collective Access, e direttamente di una determinata opera tu hai non soltanto i dati oggettivi con la fotografia ufficiale di quell'opera, ma anche le immagini storiche della fototeca, hai le relazioni dei restauri che sono stati fatti su quell'opera con le fotografie e i documenti dell'archivio storico che ne testimoniano la provenienza, ma hai anche tutti i dati dell'ufficio mostre per le mostre dove ha partecipato, e chiaramente tu puoi avere chiavi diverse d'accesso a seconda dell'utenza che desideri avere. Questo è quello a cui noi abbiamo fondamentalmente lavorato in questi mesi di chiusura. Abbiamo lavorato quando abbiamo riaperto, perché avevamo degli scaglioni di doppio orario di lavoro in presenza, abbiamo avuto la fortuna di essere soprattutto vaccinati quasi subito. Da gennaio del 2021 siamo stati tutti vaccinati, a prescindere da me o dal Papa o dalla Curia, si sono vaccinati tutti i dipendenti in un centro vaccinale che, ahimè, è il nostro spazio espositivo in Piazza San Pietro, quindi non lo possiamo usare, abbiamo dovuto cancellare e rinviare tante delle iniziative importanti che avevamo previsto per il 2020 e ongoing, nel senso che sicuramente non sappiamo, appunto, si dovrà fare la quarta dose e non sappiamo la situazione pandemica o comunque generale dove ci porterà, quindi quello spazio per ora è congelato. E questo è quando abbiamo riaperto. Abbiamo cercato di riaprire in sicurezza, dando conto del fatto che, con dei progetti chiaramente legati a Raffaello, abbiamo restaurato la Pigna di Belvedere, quindi abbiamo cercato di far venire le persone con delle novità, ma soprattutto abbiamo avuto un pubblico molto locale, come vi potete immaginare. Abbiamo riaperto con la nuova illuminazione, la nuova sistemazione di queste cornici ritrovate in un deposito napoleoniche delle tre grandi pale di Raffaello, e questo è un prospetto dei visitatori del 20, vedete, con un picco chiaramente di agosto e poi è andato piano piano scemando un po' come incredibilmente si è invertita completamente la tendenza. Prima avevamo un buon 60% di stranieri e invece chiaramente è stato completamente invertito. L'altra cosa che si è completamente invertita, e l'abbiamo fatto grazie anche ai social networks e a tanta attività che abbiamo fatto, in parte il nostro anche ufficio stampa ha lavorato con alcuni influencers, e vi assicuro che spiegare al cardinale e al segretario generale chi è l'estetista cinica e perché è importante portare l'estetista cinica, che io non ho ricevuto personalmente, ma che ha fatto un giro dei musei, ma che, avendo 7 o 14 milioni di followers, adesso non so che numero abbia, ha sicuramente portato un pubblico giovanissimo nelle nostre collezioni. Anche il canale Instagram è fondamentale, e questo è un dato di questa settimana, appunto abbiamo tantissimi visitatori grazie a tutta una serie di immagini che postiamo giornalmente. I followers sono in aumento. Noi non avevamo un canale Instagram, l'abbiamo aperto in occasione della pandemia, avevamo appunto il web, non abbiamo una pagina Facebook perché ci è stata rubata da un tour operator e ci abbiamo tutto un contenzioso, ma operiamo attraverso, da mettersi le mani nei capelli, ma insomma i problemi non sono, appunto, sono di vario genere. E cosa è successo per le mostre? Noi eravamo un'eccellenza anche nelle mostre, con prestiti incredibili. Negli ultimi anni abbiamo cercato di valorizzare il lavoro interno, quindi non fare soltanto grandi mostre, avendo grandi collezioni, di lavoro interno in una sala specifica della Pinacoteca che abbiamo chiamato Museum of Work, per dar conto di quello che c'era fuori. Vedete, nel 17 e nel 18 abbiamo fatto tante iniziative, chiaramente nel 20 e nel 21 ne abbiamo fatta una e una, pochissimo, però appunto che danno conto dei restauri e delle attività che svolgiamo, mentre il braccio Carlo Magno, appunto, lo dicevo, attività molto bella fatta sulla Menorah, con collaborazione con i russi o il Leonardo,
oggi sarebbe impensabile, ecco, questa una mostra russa oggi impensabile, che fu visitata anche da Papa Francesco, ecco, questa è la mostra del nostro Leonardo. Ma musei, prestiti vuol dire anche tanto movimento. Io ho ereditato dal mio predecessore una quantità di mostre che però abbiamo cercato di comprimere per essere molto più razionali, perché a parte che adesso le mostre appunto sono come vedete molto molto ridotte, soprattutto durante l'epoca della pandemia si sono completamente ridotte, e però i movimenti, ecco, comportano questi, i prestiti e i movimenti per i prestiti, appunto. Il Leonardo è sicuramente in sicurezza, ma ecco, guardate, questo è il numero delle mostre dal 2000 al 2020, con dei picchi incredibili, e vedete dal mio arrivo, ahimè, sono per fortuna un po' scese, non che io sia contraria alle mostre, ma sono contraria al mostrificio di fare mostre comunque con dispiego di energie e di personale anche interno, che si distoglie da tutta quell'attività di conservazione, di manutenzione, di valorizzazione, di ricerca che si può fare stando in casa, e di questo sono convintissima. Guardate, nel 2016-2017, che io ero appena arrivata, 775 opere hanno lasciato i musei per andare in giro per il mondo, quindi questo è un po' il report, appunto, con tanti corrieri in giro per il mondo, perché noi chiaramente, e questo vabbè, la suddivisione mostre per paesi, e quello che abbiamo fatto in questo periodo sono le mostre digitali, quindi abbiamo celebrato Dante con una mostra digitale online, un percorso diffuso dantesco, e abbiamo celebrato Raffaello con una mostra digitale che sta sul nostro web, quindi potete andarla a vedere. Le uniche due iniziative espositive che abbiamo fatto in quest'anno sono stata l'esposizione meravigliosa e unica di una settimana degli arazzi di Raffaello, della bottega di Peter Van Els di Bruxelles, commissionati da Papa Leone X, a completamento di questa meraviglia della catechesi visiva della Cappella Sistina, con la storia degli Atti degli Apostoli che arrivano nel 26 dicembre del 1519 in Vaticano, di fronte al Papa, alla Curia, Raffaello, il cerimoniere del Papa Paris de Grassis, scrive, commenta e riporta che a unanime giudizio non sarà mai visto niente di così meraviglioso. E noi, alla fine di un lungo restauro dei 10 panni intessuti in fili d'oro, di seta e d'argento, abbiamo voluto appenderli, condividerli, e vi assicuro che era il febbraio del 20, 10 giorni prima della pandemia, e se è stato un miracolo, veramente nessuno si è ammalato, abbiamo condiviso questo momento meraviglioso che oggi sarebbe impensabile per tanti motivi che tutti ben conosciamo. E l'altra iniziativa che abbiamo fatto in collaborazione con le Gallerie e gli Uffizi, abbiamo preso questi due dipinti meravigliosi di San Pietro e San Paolo, i patroni di Roma, che sono ormai dagli ultimi decenni conservati nell'appartamento dell'udienza del Papa, su disegno e su realizzazione di Fra Bartolomeo, soprattutto il San Paolo, il disegno di tutti e due di Fra Bartolomeo, ma la realizzazione finale, come ci diceva Vasari e come è testimoniato il restauro che abbiamo fatto da noi, è di Raffaello per il San Pietro, e li abbiamo messi in relazione dopo 500 anni con i disegni preparatori, cartoni enormi dello stesso formato, queste sono immagini grandissime, ed è l'unica mostra che abbiamo fatto nel 2020-2021, nel 21 poi l'abbiamo fatta. E quindi sono pronta a delle domande, mi dispiace se mi sono allungata troppo, però sono tante le cose da dire. Sicuramente resilienza, sicuramente una parola che ormai è molto usata, soprattutto cogliere l'occasione della situazione e girarla al meglio, quindi lavorare sugli archivi, lavorare sulla realizzazione. Tutti i capi laboratori restauro, con tutti i restauratori, hanno ormai
completato tutte le relazioni di restauro che, presi e affogati dalle tante attività, non riuscivano mai a completare. Invece abbiamo una parte di documentazione ormai e di archiviazione molto importante, che appunto è condivisa anche nel web e nel nostro sistema informatico, e tanta anche attività di ricerca, di pubblicazione, ecco, di questo non abbiamo parlato, ma è sicuramente cogliere il meglio da quello che ci arriva. Grazie. Io ringrazio molto la dottoressa Barbara Iatta per questa lezione notevole. Vorrei, non mi permetto di fare una riflessione conclusiva, naturalmente se ci sono delle domande, questo è il momento per farle, se qualcuno vuole porre delle domande. Io intanto mi permetto soltanto di rivolgere un pensiero a quelli che formalmente hanno concluso oggi questa esperienza formativa e quelli che iniziano. Il bene culturale ha una straordinaria attitudine conformativa, genera valore attraverso la condivisione. La parola condivisione è stata utilizzata molto. La pandemia diventa un ostacolo perché non consente la condivisione e impone di convocare la tecnologia per innescare meccanismi che compensino. L'affermazione della sovranità statale nell'esperienza della Città del Vaticano coincide con l'espansione della condivisione, con la conformazione del modello proprietario secondo un'idea paradossalmente inversa a quella che noi conosciamo, una proprietà che rinuncia alla esclusività del godimento e si apre, quasi anche nel segno della laicità, si apre a tutti, perché ha bisogno di... Questo è il senso della complessità che ci ha testimoniato la dottoressa Carta. E questa è la sfida che si racchiude in quel termine gestione. La dottoressa Carta ha avuto una certa fatica, giusta, la capisco, ad utilizzare la parola azienda. Ebbene sì, certo, perché la parola azienda evoca naturalmente una concezione lucrativa di mercato, legittima, ma non sempre rispondente a quella che è l'identità del bene culturale. Tuttavia occorre gestire, occorre cioè riuscire sempre a trovare una sintesi che consenta al bene culturale di svolgere la sua funzione di creazione di valore culturale e che nel contempo però riesca a consentire la economicità di una gestione. Questo è il problema. Quel termine gestione si porta dietro questa tensione, questa intima contraddizione. La sfida, tentativo culturale di questa iniziativa, proprio quello di sollecitare occasioni di formazione per assumere un atteggiamento consapevole rispetto a questa difficoltà. Io la ringrazio ancora tantissimo. Grazie. E siamo qui questa bella iniziativa. Grazie ancora.